selvaggia Lucarelli contro Belen e Cecilia, l'eleganza non è la magrezza. Selvaggia Lucarelli su Facebook si scaglia contro Belen Rodriguez, sotto accusa un commento sulla magrezza. Selvaggia Lucarelli è conosciuta per essere una delle voci più irriverenti dei social. Il suo profilo Facebook in particolare è il posto in cui la blogger dà maggior spazio ai propri pensieri. Senza tanti giri di parole infatti Selvaggia, quotidianamente, condivide sui social pensieri e opinioni su quello che accade in Italia e nel mondo. Un'attività questa che l'ha portata spesso ad essere al centro di numerose polemiche. Stavolta però a lanciare il sasso per prima è stata la stessa Lucarelli che, sul suo profilo, ci tiene a dire la sua su un commento lasciato su Instagram da Belen Rodriguez. Selvaggia Lucarelli vs Belen Rodriguez, il commento della discordia. A dare particolarmente fastidio a Selvaggia Lucarelli è stato, come accennato, un commento di Belen dove, in risposta ad un fan, l'argentina associava la magrezza all'eleganza. Quando ingrasso mi sento un po' volgarotta, avrebbe scritto la showgirl, scatenando per questo motivo l'indignazione della Lucarelli. Quest'ultima, dal canto suo, riportando sul suo profilo Facebook lo screenshot del commento della Rodriguez, ha scritto: "Cara Belen, l'eleganza non è nella magrezza". Un messaggio chiaro fin da subito con il quale, nelle righe successive, Selvaggia ha voluto buttare ulteriore carne al fuoco. Riferendosi sempre al concetto di eleganza, l'opinionista ha poi scritto che, secondo lei, essere eleganti vuol dire, per esempio, in una casa piena di telecamere, utilizzare gli armadi per appendere, al massimo, i vestiti. Una chiara allusione questa alle polemiche che, all'interno della casa del Grande Fratello VIP, hanno coinvolto nelle settimane precedenti Cecilia, sorella di Belen. Cosa farà ora Belen Rodriguez? Risponderà alla provocazione di Selvaggia Lucarelli? Con l'entrata nella casa del Grande Fratello da parte di Cecilia e Ignazio, Belen, nell'ultimo periodo, è intervenuta diverse volte in difesa della sorella e del fratello. Si è esposta in prima persona per prendere le difese dei due che, come concorrenti del reality, sono spesso stati oggetto di critiche pesanti da parte dei fan del programma e dei telespettatori. Quale sarà adesso la reazione dell'Argentina? Il tempo, ma soprattutto i social, ci daranno sicuramente le risposte che stiamo aspettando.